Che dire alle cose giustissime che sono già state dette? Come amministrazione comunale siamo ben lieti di accogliere iniziative del genere, anche per le finalità che queste iniziative hanno. Lo diceva la volontaria UNICEF Teresa in precedenza, ma è bene sottolineare e ricordare. Con questa iniziativa, dato la possibilità di avere una vita migliore a qualche bambino dall'altra parte del mondo, e abbiamo anche dato il benvenuto ai nostri nuovi nati che saranno certamente, linfa, per il futuro. Come delegato alla cultura, dico già che non sarà la prima iniziativa che l'amministrazione comunale sosterrà. Poi, tra le altre cose, la vicinanza con l'UNICEF di lunga data, perché prima di essere amministratore sono stato anch'io un volontario e quindi mi riempie di orgoglio tutto ciò. Un ringraziamento quindi doveroso alle volontarie UNICEF di Carlopoli, Teresa, Anna e Santina Gentile per il lavoro che da anni instancabilmente operano sul nostro territorio. E un ringraziamento deve anche essere per Liberi TV, che è presente in ogni nostra occasione, grazie al lavoro di Antonio Abruzzese. Grazie a tutti i telespettatori, arrivederci.